concordo con la visione che avete dello sport, della grande opportunità che offre lo sport, di lo sfruttamento in maniera così positiva del mare, dei fiumi, dei sentieri. La WISP è inclusiva, vuole praticare lo sport per tutti e soprattutto lo sport praticato in ambiente naturale, perché la nostra mission è quella di avvicinare quanto di più è possibile lo sport ai nostri cittadini, per consentire che la massa di sedentari, che comunque ancora è tanto numerosa in Italia, soprattutto nella regione Campania, di poter avvicinarsi allo sport. Questa è la WISP, che guarda con attenzione allo sport, ma guarda con attenzione al proprio territorio. Perciò siamo presenti qui ad Agropoli per valorizzare quello che è il territorio del Cilento, così come facciamo in altre parti della nostra regione. Per l'impegno che impiegate, proponete in questa attività legata allo sport, perché come diceva il sindaco Alfieri prima, lo sport può essere un momento di sviluppo e di crescita per i territori importantissimo e non deve essere visto soltanto come livello di attività agonistica, quindi come sport praticato per vincere, per sfidare qualcuno, ma è anche un momento culturale importante perché è un argomento trasversale. Lo sport è innanzitutto una pratica di buona condotta, perché imparare le regole del gioco, imparare i sani principi della competizione, credo che mai come oggi sia importante e fondamentale per formare un cittadino che conosca i propri valori, i propri diritti e i propri doveri, ma è anche un momento di sviluppo, di crescita, perché accanto al momento di aggregazione e di coesione sociale c'è anche un momento per fare territorio, per fare comunità e per fare quel cosiddetto turismo sportivo di cui parlavamo prima. Sport in ambiente naturale, è tutto per il benessere delle persone, del cittadino. Questo qua è su come ci muoviamo. E vorrei che fosse un pochino lei spiegare cosa vuol dire sport e benessere e ambiente. Mi chiamo Monica, appunto vengo dalla Lombardia, insieme alla Lega WISP stiamo realizzando un progetto molto innovativo secondo me, che abbiamo nominato WISP Sailing Blind Project. È innovativo perché è vela per tutti, quindi vela integrata tra persone vedenti e non vedenti, perché in Italia esistono scuole di vela solo per non vedenti e scuole di vela per vedenti che i non vedenti non li vogliono, non li accettano. Da quest'inverno, dall'inverno scorso, abbiamo cominciato a lavorare su una specie di manuale, su un vademecum teorico, su alcuni accorgimenti utili per poter fare soluzione a persone non vedenti, però finalizzato a fare appunto vela insieme. Abbiamo dato e stiamo dando un importante contributo attraverso le nostre manifestazioni e iniziative, che comunque sia facciamo sì che delle persone conoscano il nostro territorio per poterci poi naturalmente ritornare e viverci poi una vacanza, un'esperienza. Vogliamo socializzare un cambio di pelle del nostro. Noi stiamo facendo una riforma. Stiamo facendo una riforma che riguarda il modello organizzativo, abbiamo girato l'Italia a proposito dei territori, abbiamo voluto costruire un percorso di riforma partecipato e stiamo cambiando pelle, modificando il nostro modello, perché siamo sempre più convinti che nell'assumere il nuovo modello organizzativo noi sempre di più dimostreremo al Paese, ma non solo al Paese, quindi alle istituzioni, alle reti sociali nelle quali agiamo, alle comunità locali, regionali e nazionali, di
somigliare sempre di più all'Olimpico di Monaco. Questo è quello che vogliamo fare, cioè vogliamo assumerci costantemente la responsabilità sociale di essere un soggetto collettivo a disposizione delle politiche pubbliche. Noi abbiamo sempre di più il bisogno di essere considerati come un'associazione che lavora sul terreno dei diritti, che si assume la responsabilità del terreno anche delle diseguaglianze, che sta dentro le politiche pubbliche. E allora su questo sempre di più chiediamo anche di essere considerati come quel soggetto che costruisce turismo sociale, sostenibile, responsabile, chiaramente a vocazione sportiva, ma che ha una propria identità, un proprio taglio. Perché da lì, visto che più volte in questo territorio Filippo Fossati, già da presidente diciamo, nazionale della UISP, ma anche come parlamentare, no? Come parlamentare attualmente primo firmatario della legge sul riconoscimento del valore sociale dello sport, cominciare a fare un lavoro dentro le regioni, nella conferenza delle regioni per dare la spinta e ottenere finalmente in questo paese il riconoscimento di una legge. E quindi, a proposito, chiudo quindi con la battuta del sindaco Alfieri, noi abbiamo bisogno di legislazione. Noi dobbiamo partire che anche in un momento come di crisi come quello che abbiamo, le famiglie rinunciano a tutto, rinunciano a tanto, rinunciano persino, questo ci dovrebbe far riflettere, ai medicinali per curarsi, gli anziani, perché non ci sono risorse, e però se una famiglia ha un figlio, ha un giovane, ha un bambino che ha una passione, l'ultima cosa alla quale rinuncia è quella di accompagnarlo in questa passione. Quando arriviamo a quel punto significa che davvero non c'è più speranza. E allora però è una straordinaria leva, ed è una straordinaria leva quando c'è un'associazione come quella della UISP che deve avere antenne particolari. Io credo che noi avremmo potuto nessuno non dire altro dopo aver sentito l'intervento di Monica. Noi abbiamo bisogno che lo sport, il grande valore sociale, quello vero dello sport e quello dell'abbattimento delle barriere mentali.